Ciao a tutti, oggi continuiamo a parlare di Glock e, come promesso, approfondiamo lo scatto. Lo scatto della Glock è una particolare configurazione di percussione lanciata, dove, a pistola pronta al fuoco, il percussore non è completamente armato, ma è solo in fase di prearmamento. Sarà poi la corsa del grilletto a farne completare il caricamento e successivamente a sganciarlo in percussione. Smontiamo l'arma e analizziamolo più nel dettaglio. Nel carrello vediamo la sicura percussore, che ne blocca l'avanzamento e quindi la percussione se non correttamente schiacciata, e il percussore con la sua molla di spinta. Nel fusto abbiamo il grilletto con la sua sicura, la barra con la leva d'ingaggio della sicura percussore, il sear dove si aggancia il percussore e la leva scatto che funge anche da disconnettore. Consideriamo questo punzone come fosse la codina del percussore. Scarrellando l'arma, il percussore scavalca il sear e nella fase di chiusura vi si appoggia spingendo avanti la barra armando il grilletto. Trazionando il grilletto, la barra spingerà indietro il percussore completandone l'armamento e, arrivata a contatto con la leva scatto, si abbasserà liberandolo e mandandolo in percussione. Contemporaneamente all'arretramento del sear, anche la leva della sicura al percussore, arretrando, alzerà la sicura consentendo al percussore di completare la sua corsa. La particolarità dello scatto Glock è sicuramente la leva scatto. Quello che fa la differenza tra uno scatto più pesante o più leggero è l'angolo di presentazione di questa superficie, che è quella che va ad abbassare la codina della barra e conseguentemente del sear. Questo scatto sarà leggermente più corto nella fase di svincolo, ma nettamente più deciso rispetto a questo, che sarà un pelino più lungo ma leggermente più rotondo. Una delle criticità dello scatto della Glock è il fatto di essere in sospensione su molle. La molla di recupero deve tenere chiuso tutto l'insieme, superando anche la forza di richiamo della molla del percussore. La molla del percussore deve avere un'energia sufficiente a garantire l'affidabilità di percussione, ma non eccedere il carico in completa estensione della molla di recupero. La terza molla è quella di richiamo della barra, che a seconda delle generazioni può essere in spinta o in trazione. Questa molla ha due funzioni. La prima è di contrapporsi al carico della molla del percussore, addolcendo leggermente il peso di scatto. La seconda e più importante è quella di rialzare la barra in disconnessione, consentendo al sear di riprendere il percussore. La cosa più importante in caso di preparazione dell'arma è quella di mantenere l'equilibrio tra la molla di recupero, quella del percussore e quella di richiamo della barra. Se la molla di recupero completamente estesa ha un carico inferiore a quella del percussore completamente armata, avremo un problema di chiusura dell'arma. Se il carico della molla della barra eccede quello della molla del percussore, avremo una pistola insicura a livello di scatto, perché non sarà più garantita la tenuta del percussore in posizione. Se invece il carico della molla non fosse sufficiente, rischieremmo di avere un sear che non si riposiziona durante la disconnessione sufficientemente in fretta, e quindi il percussore può non venire agganciato e la pistola andare a raffica. Un altro componente che può creare problemi e la sicura al percussore. Se ha un carico di molla eccessivo o è bloccata in posizione dallo sporco, il rischio è quello che rallenti la salita della barra, non consentendo al sear di riposizionarsi correttamente. In ultimo, uno dei componenti da curare maggiormente è proprio la leva scatto. Questa camma nel carrello ne comanda l'apertura e, di conseguenza, la risalita della barra in fase di disconnessione. Se la superficie del piano della testa del dente non è ben rifinita, o vi sono bave o è troppo alto, il rischio è quello che rallenti la barra in risalita, non consentendo al sear di riposizionarsi nei tempi corretti.
Se avete ancora dubbi o domande, curiosità in merito allo scatto della Glock, siamo a disposizione in laboratorio. Come sempre, thanks for watching, un saluto, Guido!